Carissimi amici rodariani, siamo in un periodo di grandi sfide che affronteremo e vinceremo insieme. Ma siccome siamo nel paese di Gianni Rodari, Omegna, quali sfide si vincono attraverso la fantasia? E per questo abbiamo pensato una serie di video di cui contenuto e il cui senso vi andrò a raccontare bene dopo l'intervento del nostro ospite, a cui voglio lasciare subito la parola perché lui di sfide ne ha vinte tante sul campo e non solo. Di sfide se ne occupa ancora adesso raccontandole sui suoi canali social. Lui ha tantissime cose, a mio parere, rodariane: la capacità del pensiero divergente, la capacità di trovare soluzioni, di capire l'errore creativo suo e dei suoi collaboratori, dei suoi giocatori. Lui è Mauro Berruto e lo ringrazio tanto per l'amicizia, la vicinanza e la volontà di essere qua a Omegna attraverso questo video. Il paese con l'esse davanti. Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia, capitò nel paese con l'esse davanti. Ma che razza di paese è? Domandò a un cittadino che prendeva il fresco sotto un albero. Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò ben aperto sul palmo della mano. Vede questo? È un temperino. Tutto sbagliato. Invece è uno stemperino, cioè un temperino con l'esse davanti. Serve a far ricrescere le matite quando sono consumate ed è molto utile nelle scuole. Magnifico, disse Giovannino, e poi? E poi abbiamo lo staccapanni. Vorrà dire l'attaccapanni. L'attaccapanni serve a ben poco se non avete il cappotto da attaccarci. Col nostro staccapanni è tutto diverso, lì non bisogna attaccarci niente, c'è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un cappotto, andate lì e lo staccate. Chi ha bisogno di una giacca non deve mica andare a comprarla, passa dallo staccapanni e la stacca. C'è lo staccapanni d'estate e quello d'inverno, quello per uomo e quello per signora, così si risparmiano tanti soldi. Una vera bellezza. E poi abbiamo la macchina sfotografica, che invece di fare le fotografie fa le caricature, così si ride. Poi abbiamo lo scannone. Brr, che paura! Tutt'altro, lo scannone è il contrario del cannone, serve per disfare la guerra. E come funziona? È facilissimo, può adoperarlo anche un bambino. Se c'è la guerra, suoniamo la stromba. Spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta. Che meraviglia, il paese con l'esse davanti. Beh, purtroppo c'è stato un problema, un intoppo. Un virus ha avuto una vista, anzi no, uno svirus ha avuto una svista. E a Omegna ci sarebbe dovuto essere quest'anno il centenario celebrativo della nascita di Gianni Rodari. E non ci sarà. Purtroppo lo svirus si è sbagliato. O si è sbagliato. Ma non lo so, comunque io voglio solo dirvi, mi chiamo Mauro Berruto, ho allenato la nostra nazionale di pallavolo per tanti anni, che io sono sicuro che l'anno prossimo verrò a Somegna, dove ci sarà lo centenario della nascita di Gianni Rodari, o Srodari, ma non lo so, comunque sicuramente sarà una cosa rodariana. Non abbassiamo la guardia, usciamo da questa vicenda e poi, e voglio esserci, ci troviamo tutti a Domenia a celebrare il centenario o il centenario o il centenario più un anno, insomma lo scentenario di Gianni Rodari. Un abbraccio. Neanche nei migliori o peggiori, che cosa succederebbe se nella grammatica della fantasia un essere microscopico, invisibile, riusciva a tenere in scacco il mondo, come effettivamente sta accadendo? Ma io credo che Gianni Rodari ci direbbe in fondo il finale della storia è ancora tutto da scrivere. E proprio partendo da questa base, con tantissimi amici con cui avevamo stilato una serie di iniziative e di progettualità per il centenario rodariano, ci siamo detti: benissimo, incontriamoci al momento digitalmente e virtualmente, e poi ci promettiamo di incontrarci fisicamente quando sarà possibile, per vedere quali prospettive si aprono per festeggiare un ricentenario, come l'abbiamo chiamato col professor Pino Boero al telefono solo ieri. Insomma, quali sono le prospettive? Ce le racconteranno tantissimi amici che già ringrazio di cuore sui nostri canali, su quelli sulla pagina Facebook del centenario di Gianni Rodari a Domenia, sulle pagine del Parco della Fantasia, sia Facebook che Instagram che YouTube, sui nostri siti. Guardateli e diteci che cosa ne pensate. Noi siamo qua perché c'era due volte il centenario.